Eccoci ancora qui a Digi Club e adesso si parla di eccellenza, ragazzi. È arrivato il momento, è arrivato il momento. Scaldiamo i motori perché l'eccellenza ogni giornata che passa è sempre più avvincente. Siamo arrivati all'undicesima. Bravo. E in testa c'è la Civitanovese. Esatto. Sì, rimane la Civitanovese nonostante lo stop, se vogliamo, sul Neo Mancini, se lo possiamo definire così, perché abbiamo visto che il Castelfidardo ha inaugurato la nuova tribuna, soprattutto il nuovo campo sintetico, e un'eccellenza che nella giornata della quale andiamo a parlare quest'oggi ha dato ancora una volta prova del fatto che l'equilibrio è veramente la costante maggiore del campionato, e ne è stato testimonianza il fatto che in tutte le partite dell'undicesima giornata, appunto, nessuna squadra ha segnato più di un gol. Infatti, ci sono stati tanti pareggi tra le squadre che gravitazionano attorno ai piani alti, anche se vogliamo, appunto, Castelfidardo Civitanovese 1-1, l'1-1 della Isina con l'Urbino, quindi equilibrio. Io infatti vi volevo chiedere, l'ultimo risultato che vi ricordate con più di due gol di scarto? A me non viene in mente. Forse Chiesanova, Torino in Coppa, Coppa Eccellenza 4-2. Sì. No, forse... in campionato, ad esempio, la settimana prima di questa il Montegranaro aveva sbancato Urbagna con 3-0. Sì, però, adesso questo... però parliamo della squadra più in forma del parliamo, esatto, della squadra più in forma del contro campionato. Quella più in difficoltà, forse, Urbagna. Esatto, che è uscita sconfitta anche in questo turno col Tolentino. Montegranaro, che Giacomo, che partita è stata, che partita abbiamo visto? Bella, partita tra... una partita... tante squadre comunque. Ecco, in questo caso l'1-0 è molto bugiardo. Non ci perché meritava una squadra o l'altra, perché allora, per quante proprie occasioni ci sono state. Allora, parte meglio il Montegranaro con due occasionette, dopodiché viene fuori il Chiesanova. Il primo tempo lo fa totalmente il Chiesanova, soprattutto nel finale. Mongello ci ha avuto 2-3 palle gol, così come Sbarbatica all'interno dell'area piccola non segna, si gira, calcia con il sinistro, palla fuori. Poi, secondo me, parlando anche con Samu, è il grosso merito di Marinelli tra il primo e il secondo tempo di rimettere un pochino a posto la squadra, perché loro attaccavano Chiesanova sempre sulla sinistra e il Montegranaro si faceva sempre lasciare scoperto su quella zona di campo. Marinelli lì ha fatto qualcosina, ha messo Kukic sulla destra, ha un pochino ridisegnato a livello tattico la difesa, e il secondo tempo l'ha fatto il Montegranaro, seppur con un grosso rischio, uno scivolo, uno sbaglio di Taborda, che poi ha fatto un grande intervento nel recuperare proprio su Mongello. Quella sì, è stata l'occasione più grossa, se non l'unica, se non sbaglio, tranne il sinistro. Nel secondo tempo per il Chiesanova, sì, quello è stato il vero e proprio spartiacque, nel senso che da lì a due minuti successivi poi di fatto ci ha messo del suo Tonuzzi. E poi, esatto, parlavamo, il Montegranaro ha una rosa lunghissima. Sì. No, poi soprattutto, adesso scusami Giacomo se ti reinterrompo, c'è una rosa lunghissima e soprattutto con tanti giocatori tutti con caratteristiche differenti. Sì, è vero. Penso ad esempio, abbiamo visto subentrare Jallow, abbiamo visto questo è un recupero importante, Jallow. Sì, però appunto che va a qualificare una squadra che ha tantissimi giocatori tutti di buona qualità e tutti con caratteristiche differenti, il che permette appunto anche a Marinelli, come hai detto tu, di girare a proprio piacimento quanto accade sia nelle partite, sia se vuole fare un po' di turnover per avvicinarsi a quella, perché in questa settimana arrivava dalla partita di Coppa contro la Maceratese. Montegranaro, a differenza secondo me di quanto ha detto il DS Proculo in fase di interviste, qualcosina in più rispetto alla salvezza forse l'aveva anche costruito precedentemente. Sì, però sapete chi è stato l'unico a leggere la partita domenica a Montegranaro? I pronostici della... No, proprio a livello di andamento è il nostro Peppe Sidori, perché IGSport era appunto a Montegranaro con le riprese anche sul terreno di gioco. Sul terreno, certo. E se riguardate gli highlights, quando attaccava il Chiesanova, noi eravamo dietro la porta di Taborda quando attaccava il Montegranaro, abbiamo ripreso anche il gol. Quindi certo, abbiamo fatto 10 km alla croce di Montegranaro tra su e giù. Quindi ha avuto una lettura proprio tattica della partita incredibile. Sì, sì, comunque il discorso è interessante riguardo il Montegranaro, perché un altro tema appunto era che venisse dalla sfida
che partita avevamo visto, Alessandro, di mercoledì, sì, con la Maceratese, la quale aveva perso all'ultimo minuto, ma finale comunque davvero emozionante, che gli ridà comunque quella sconfitta, sì, gli ridà il gol di Tonuzzi all'85esimo. È stata una partita comunque bella, con tante occasioni di qualità, di qualità, sì, esatto. Io non oso immaginare, ragazzi, adesso il ritorno di Coppa a Montegranaro, dopo il Montegranaro l'Alverecchi ha subito il pareggio al 93esimo, ha subito addirittura una sconfitta con altre polemiche nella partita andata di Coppa, adesso in semifinale a Montegranaro, fuoco, anche se non ha, diciamo, questa tifoseria caldissima, no, però, no, però anche la società, gruppo, sì, la società la sente, no, la partita. Ma comunque una squadra costruita per far bene adesso, però come, sì, ha detto, sì, per salvarsi, ecco, stando un pochino a crederci, penso un po' come tutti voi, la salvezza io non voglio, la salvezza è lì perché è già a quota, quindi ecco, pochi, beh, punti comunque, poi... scusami Jack, il Montegranaro non è una squadra nuova comunque a vincere i playoff di Eccellenza. Tanti anni fa, nel 2014, ripenso al 2014, lo fecero. Poi dopo ci fu l'unione con la Fermana, certo, e il calcio poi a Montegranaro ha avuto degli alti e bassi. Comunque uno zoccolo duro che ha gestito in questi anni soprattutto il settore giovanile del Montegranaro, che è continuato a resistere, c'è, è rimasto. E questa società nuova, che comunque è nata in estate dal cambio di denominazione della San Giustese, sta facendo bene. Ma poi anche se pensiamo al momento in cui se n'è andato Zannini, non è che la squadra comunque stesse navigando in cattive acque, infatti, ma non era dovuto infatti dei risultati, no, comunque, non era dovuto dei risultati, però adesso qui ricollegandosi è un'altra a squadra qui, scusami Samuel, è un'altra squadra che comunque a inizio stagione nei pronostici era stata messa comunque in terza se non in quarta fascia, ma sicuramente il campo sta dicendo tutt'altro. No, comunque io volevo aggiungere a riguardo della discussione su Zannini, a maggior ragione adesso come adesso, il processo che sta attraversando il Montegranaro e a seguito di un esonero un po' a sorpresa in quel momento lì, mette in risalto il fatto che secondo me un po' a nascondino si stia giocando tra dalle parti di Fermo, però è giusto anche così, perché no, come dice Cristiano, all'inizio della stagione non era considerata una squadra, diciamo, che molti uomini di sport sono anche parecchio scaramantici, ma in Chiesa Nuova, esatto, con quante, esatto, squadre ha perso quest'anno? No, appunto, certo, con la Maceratese, certo, la con prima. altre due se con non l'Urbino, perché... sì, con l'Urbino ha perso, quindi ecco, con... no, arrivava, ha perso arrivava da 6 che non perdeva da ottobre, sì no certo hanno perso con Montegranaro, Tolentino, Civitanovese e Maceratese, finito, esatto. Chiesanova però è una squadra che non perde mai, perché davvero non ogni perde, partita impara. Esatto, ogni partita davvero sa regalare, non soprattutto quest'anno, dai, non ha giocato male, ha no, dal lato Chiesanova, peccato, non ha giocato male, ha fatto delle parate buone, Taborda, sì, anche su Bonifazi, ecco, sì, sì, che non mi veniva, ce n'è stata una clamorosa su Mongello, anche l'occasionissima di Sbarbati, dopo lì segni il primo tempo, vai magari 1-2-0, certo. Dopo la partita cambia un po', come, diciamo... ha detto anche il buon Proculo in fase, esatto, la Jesina ha fatto il settimo risultato utile consecutivo. La Jesina quest'anno, lo ripetiamo, era partita magari con meno favori del pronostico, però se comunque lì nelle zone alte, sì, anche se appunto anche la Jesina riflette abbastanza il discorso equilibrio, perché nelle ultime 7 uscite ha guadagnato i punti tramite 5 pareggi. E quindi diciamo che però non perde, no sicuramente io adesso la Jesina l'abbiamo vista forse un paio di volte noi, e non fa, io ritengo che sia una squadra piuttosto non piatta, trascinata dal suo capitano davvero quest'anno, Trudeau, però abbastanza abile nel Samuel Trudeau, esatto, abbastanza abile appunto in questo, nel senso, nel buttarla un po' sulle capacità che si hanno, non gioca in maniera così
entusiasmante, però comunque ripensando però anche un campo difficile dove andare a ripensando giocare, poi alle parole di Bonvecchi, adesso io non l'ho vista mai ancora quest'anno, però ecco, sembra essere una squadra molto maschia, vabbè, ma tignosa, come si dice, questa parte squadra giovane, ma comunque fa, cioè, no, fa anche parte del gioco, anche per me nel cosa calcio di... tutto è lecito, certo, dentro certo il rettangolo verde, far west, esatto, no, poi no, però fuori, giusto, giusto, certo. Però comunque sono un, senza puntare le dita, una squadra comunque che eravamo, lo diciamo inizio anno, un po' l'underdog, dove essere quella sì, retrocede, chi è la più scarsa, la Jesina, sì, è ancora lì, Alcarotti ci vince veramente in pochi, ci vincono in pochi, le squadre che hanno vinto Alcarotti si contano con il contagocce, sì, e non fa pareggia come dici tu, ma nel frattempo non fa fare punti agli altri, che comunque è un tema importante in un campionato di totale equilibrio, quindi rimane sempre lì, e quindi è una squadra che ha l'obiettivo quello di salvarsi, no, sta facendo bene, davanti c'è uno che segna e tu e quindi Trudeau, e quindi va bene, la differenza è minima. C'è stato un allenatore che è venuto ospite qui da noi e poi ha iniziato a vincere, quindi non sarà un caso, mi riferisco a Possanzini col suo Torentino dopo la vittoria esterna sul campo della capolista, esatto, per 2-0. Ecco la partita con più di infatti ecco ci siamo arrivati. Bambino, ha trovato un'altra grande vittoria contro Urbania, la prima di quest'anno al della vittoria, quindi sta tornando anche il Tolentino, sì, che ha fatto sì anche qualche aggiustamento, no, sul mercato. Allora, rispetto al discorso legato al fatto che fosse venuto qui precedentemente, aveva un po' ritardato nel tornare ai tre punti, perché poi aveva perso la Maggiore, ti ricordi? Però ecco, adesso comunque il Tolentino ha fatto due vittorie consecutive abbastanza interessanti. È vero che per l'Urbania è un periodo no, perché viene da tre sconfitte e due pareggi. Periodo no. C'è tante assenze pure, abbiamo detto anche altre volte. Un po' stoppata, sì. È un peccato perché aveva iniziato bene e adesso sta un po' scontando. Aveva vinto il derby con l'Urbino. Da lì in poi non ha più fatto tre punti. L'obiettivo dell'Urbania è chiaro, dai, adesso. Vabbè, l'Urbania ne ha promossa, ragazzi. Sì, comunque sale su una società di, non so, come quando l'anno scorso è salito, ho fatto l'intervista alla presidentessa, mi diceva tutti i ragazzi della zona cresciuti no qua, no, infatti certo, c'è una realtà così bellissima, era... per carità, ecco, solo che anche ma poi loro prima fino a poco tempo fa, no? Scusami, c'è che loro prima di retrocedere due stagioni fa erano stati molti anni consecutivi in eccellenza, sette anni in eccellenza erano tornati giù. Poi hanno fatto il campionato giù in promozione, hanno vinto il playoff, sono subito tornati su. Esatto, partita che poi hai commentato. Esatto, infatti me la ricordo a memoria. Sei entrato di Cantucci! Diritto, sei entrato di diritto in una pagina di storia dell'Urbania. Sì, sbagliando la data di nascita del secondo marcatore, ma lì è un altro... Però lì che ti sei articolato. Che era Cantucci! Classico 2001 invece del Vitar 99. Hai voluto tentare la giocata più elaborata. No, era il 95esimo, già stavo preparando le valigie. Poi era anche caldo, sì. Era in vacanza, cioè era area di vacanza. Al Viana di Osimo, che è lo stadio in cui si sarebbe dovuto giocare la partita. Esatto, proprio lì volevo arrivare. Giortese, che si è giocata uno degli stadi. Alla fine si è giocato nel Coverciano delle Marche. Esatto, Villona, San Filippo. Con un orario insolito, ma devo bellissimo dire suggestivo. Perché suggestivissimo. Io proporrei infatti, un posticipo delle 18 la domenica. Sarebbe davvero una figata. Ecco, magari un po' più là con le stagioni, un freddo. Un po' meno, sì. Fatto sta che dopo tutte queste polemiche ne è uscito uno 0-0 fra Montefano con e Maceratese. Con tante altre polemiche. Allora andiamo subito al dunque. C'era secondo voi il rigore su D'Ercole? No. Io adesso così in diretta mi era sembrato che palla piena, l'intervento fosse proprio pulito, anche se D'Ercole comunque ce l'ha un po' nelle sue caratteristiche quelle di puntare e quindi con il movimento, con il linguaggio del corpo in velocità essere propenso ad andare giù, perché comunque, no, comunque uno va a 100 all'ora quello, infatti per secondo me palla, anche per quello sembrava poi, palla dopo dalle immagini sicuramente anche per quello secondo me il direttore di gara era talmente veloce la dinamica che poi ragazzi basta guardare secondo me alle volte proprio gli atteggiamenti di campo, nel senso D'Ercole ha subito il pseudo fallo, è stato in terra, ha guardato come fosse proseguita l'azione e si è tirato su, non è successo nulla nella testa di D'Ercole. È successo che ha provato a puntare il diretto avversario, che in quel caso lì era Monaco,
non l'ha saltato. Quello, l'intervento, sì, l'intervento è nella dinamica, può portare a pensare, sì, esatto, perché lui non ci arriva preciso, arriva con il piede lungo, sì, e tocca prima il pallone, dopo inevitabilmente colpisce pure Dercolo, ma sono quelle zampatine al pallone un, dopo, sì, difficilissimo. È un episodio che secondo me se dai rigore fa discutere, se non lo dai fa discutere uguale, quindi per me no, per me fa discutere meno, non, lo dai. Non mi sembra tutto in maniera molto secca, perché da dietro sembrava appunto palla, poi ovviamente comunque sono quelli, devo dire, che sono, si quest'anno sbagliare, ecco. Quest'anno io ancora non avevo visto il Montefano, si conferma una squadra davvero ormai consolidatissima. E sì, ieri in difesa c'è stata anche una grande prestazione del tuo amico Pietri, che ha anche sfiorato il gol. Esatto, in sette in pagella stamattina, sì, su, sì, sui giornali, sulle rassegne stampe della zona. Merito dell'intervista. No, anche l'intervista. Ha giocato bene, ma soprattutto è stato premiato dal fatto che il Montefano si è messo a tre in difesa. Sì. Lui è stato, ha avuto una stagione, piccolo riassunto, si è fatto male, poi con sì, Costacchini, che è il suo ruolo, che fa l'under, quindi c'è quel discorso lì. Mariani ha deciso di giocare a tre dietro, cosa che ha pagato, perché ha fermato una Maceratese che arrivava da quando è venuto Dino Pagliari in panchina, aveva sempre trovato il gol, quindi è riuscita a fermare questa striscia sempre di più tre al fantacalcio nei giocatori del esatto, che ha ricalciato dei giocatori della Maceratese, quindi sicuramente ha pagato. È mancata un pochino forse nel secondo tempo l'attacco del Montefano. Nel primo ha avuto delle grandi occasioni, merito di Gagliardini nel parare, sì, grandissimo. Nel secondo tempo è venuta fuori un pochino più la Maceratese, come con da l'ingresso solito di Derco, come solitamente con l'ingresso da quando di Derco e poi sì, esatto. No, poi come solitamente rispetto a quando è arrivato Dino Pagliari, perché l'abbiamo notato, ragazzi, è una squadra che sta in partita fino alla fine e che nei secondi tempi, Montegranaro, il gol finale col Montecchio, è una squadra che è più cosciente dei propri mezzi e che quindi riesce a stare in partita. Non è un caso che segna sempre, no, ha segnato spesso, appunto, negli ultimi minuti di gioco. Appunto. Ecco, all'inizio, invece all'inizio, il Boia, come è stato ribattezzato tornando a Villa dalla San redazione Filippo di G-Sport, tornando a Villa San Filippo, Peppino Amadio ha condannato un altro allenatore all'esonero dopo quello di Lattanzi, che poi appunto è stato sostituito da Dino Pagliari. Tre ore prima di Maceratese Montefano Maceratese si era giocata appunto San Giustese Azzurracolli, vittoria importantissima, ossigeno per l'Azzurracolli, e San Giustese che ha comunicato l'esonero di Bolzan. Ora Cristiano Lambertucci sa chi sarà il prossimo allenatore della San Giustese. Però così mi metti in difficoltà, Alessandro, perché sinceramente non so su quale profilo la San Giustese possa virare al momento. Ti dico solo che hanno bisogno di una persona che riporti subito entusiasmo e serenità all'ambiente, perché siamo stato allenatore. Allora io stimo Bolzan, che è comunque un allenatore esperto, un allenatore di polso, e gli auguro di ritrovare al più presto questa categoria con un'altra squadra. Però c'è da dire che la San Giustese 10 partite consecutive senza vincere mai, per una squadra del genere così ben attrezzata, serviva assolutamente una scossa. Quindi serve innanzitutto, più che aspirare a un gioco alto, serve subito ritrovare la serenità e ritrovare una vittoria che manca da inizio settembre, tantissimo, quasi tre mesi che non vincono. Io l'avevo intervistato al termine della partita contro la Maceratese, quella decisa da Minnozzi con quel gran calcio di punizione, e domandandogli, gli avevo un po' chiesto se effettivamente quello con l'Azzurracolli sarebbe potuto essere il crocevia fondamentale, e purtroppo è stato proprio così, proprio. Quindi attendiamo, no, chi sarà appunto l'allenatore della San Giustese. Noi andiamo velocemente ai pronostici, ragazzi. Bello, perché segna, la regia ci sta per staccare la luce, quindi andiamo abbastanza rapidi. Ricordo, in palio c'è sempre una cena offerta dal nostro Stefano Ruffini, di pesce. Quindi chi ne prende di più, pesce Maceratese. Anzi, chi ne prende tutte, dai. No, chi Chiesanova, Chiesanova, Montura, con l'errore. No, tutte. Chiesanova, Monturano, 1-1 fisso. Uno, sì, dai. Uno.
Civitanovese Tolentino, questa è una partita di cartello. Mamma mia. E questa X. X. 2. Io vedo che la Civitanovese, ragazzi, come dice uno, so. Mano a mano sta scricchiolando. No, non... X. Con X. Difficoltà. Bella quota, però. Monte Giorgio, Monte Granaro. 2. Anche se a Monte Giorgio è difficile. Questa è difficile. Questa è difficile. Io pure dico X. X pure io. Io dico 2 perché vedo il Monte Granaro. Quando c'è la coppa? Il mercoledì dopo. Mercoledì dopo. X. Poi c'è Osimana Iesi. Questa altra partita di cartello. Con l'Osimana che vince l'Osimana. Deve necessariamente tornare alla vittoria. Vince l'Osimana. Questa è X, secondo me. Vince questa è la classica partita d'eccellenza che finisce 1-1. No, dai, cos'è? 1-1, ti dico. 1-0 Iesina. Per me Strappini fa il colpaccio a Osimo. Per me l'Osimana comunque è una squadra che fatica a prendere un po' ritmo. Per me vince l'Osimana. Io pure dico che vince la Iesina. Urbania San Giustese, quindi mamma esordio mia. Per il nuovo allenatore su un campo difficile, contro una squadra in difficoltà. Un campo difficile, sì. E io dico 1. Io dico 2. Subito San Giustese rialza la testa. Fiducia in Peppino, un grandissimo. Io dico X. X. E Urbino Montefano, questa bella partita pure. Partita. Mamma mia, sì, questa è bella. Questa domenica. Questa quasi da trasferta così sì, domenicale. Sì. Sarà da vedersele tutte queste partite. Urbino Montefano, il bel gioco per me. Quindi una bella domenica di sport, non sì, male. Sì. Che dici no, anche dai. Te il... Allora dico 1. Io anche se dico. Se gioca uno. Pietri X, se no 1. Io dico 1. Io azzardo la vittoria del Montefano al Montefeltro, 2. Addirittura. 2. Azzurra. Che non fa benissimo in casa comunque. Ha vinto solamente una volta con la Maceratese, se non forte, sbaglio. No. Ha trovato due pareggi. Sì, sì. Però con la Maceratese ha vinto. Sì, sì, non è una squadra sì, che in casa. Urbino ha fatto solo 7 punti. 7 punti in casa. Però il mister dell'Urbino conosce come gioca al Montefano perché è stato a vederla e quindi dico 1 perché la prepara bene. Qui mister dell'Urbino non scappi. Non scappi da queste cose. Cioè, sì, adesso è ancora più aspettativa, quindi abbiamo creato attorno all'Urbino. Quindi Azzurra Colli, K Sport, Montecchio, Gallo, FC Football Club Academy finisce con un bel pareggio. Vince il Montecchio. 2-2. Anche io dico che vince il Montecchio. X. E poi c'è Cristiano, tutte X ha detto, mi sembra. No, la maggior... a parte la Iesina e il Tolentino. Ha detto che il Tolentino fa. Ah, no, non è vero, non era il Tolentino che faceva il blitz a Civitanova. Chi è che ha detto che? No, io no, io quella. Montefano blitz a... Montefano blitz al Montefeltro. Blitz al Montefeltro, bellissimo. E ultima partita, sonata. Ultima partita prima che ci spengono le luci e rimaniamo al buio. No, Maceratese, Castelfidardo. Beh, ma questo weekend che cos'è, ragazzi? Partite dalla tiratissime, regia, partite tiratissime. Io mi fido di Stefano Ruffini, dico 1. Io mi fido di Dino Pagliari, dico 1. Io mi fido di Samuele, dico 1. Di chi ti fidi, Cristiano? Ma è un dato di fatto che la Maceratese in questo periodo sta facendo bene. Dico 1, anche se un anno fa il Castelfidardo è stata proprio la bestia nera della sì, Maceratese, ritorno, quindi magari uno stimolo in più per la Maceratese per provare a battere una squadra ostica. Un gol di Dercole segnerà alla dodicesima. Perfetto, ci siamo sbilanciati anche sui marcatori. Siamo riusciti addirittura a finire la puntata senza che ci staccassero l'elettricità, quindi perfetto. In condizioni semi precarie. Adesso facciamo un po' di pronostici della tredicesima. Adesso i pronostici anche da adesso chiudiamo invitando il nostro Rufo a scegliere il locale dove appunto portarsi a cena per il premio. Quindi per questo speciale eccellenza è tutto, fra poco con noi però il presidente Pasquali per parlare di promozione del suo Casette Verdini. Chiuso dalla Monte Granaro.
Tonuzzi prova ad andare via e lo fa in un modo straordinario. Punta Iommi e lo salta a secco, le finte di Tonuzzi, adesso c'è Montaneri davanti a lui, Ardit, Tonuzzi, 1-0 del Monte Granaro, l'ha fatto bellissimo Tonuzzi, destro secco a incrociare contro Fattone, Monte Granaro 1, Chiesa Nuova 0 all'85esimo, che gol! Che gol, Zama, e lo dicevamo, un'arma dalla panchina che può essere veramente letale e soprattutto favorevole a mister Marinelli, che ha creduto in lui, l'ha messo anche quasi da infortunato nel secondo tempo, ha ripagato la fiducia del mister, ha trovato un gol splendido, un diagonale raso terra fortissimo che si è insaccato all'angolino, nulla ha potuto in questa occasione Fattone. Non si ferma più Ardit Tonuzzi dopo il gol alla Maceratese, dopo il gol all'Urbania del turno scorso, segna anche al Chiesa Nuova, terzo centro consecutivo per l'attaccante del Monte Granaro e quinto in campionato. Davvero gol straordinario di Ardit Tonuzzi.